In questi ultimi due incontri noi abbiamo fatto un elenco di quegli impedimenti che Gesù si è trovato tra i piedi, potremmo dire così, nell'iniziare la sua missione di Messia. E è importante per noi ricordarci che questi non sono impedimenti teorici, che potrebbe anche succedere che succeda così, così, così e così. No, 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 no. Sono realtà concrete con le quali si ha a che fare, con le quali bisogna fare i conti. Ha dovuto farli lui? Ha dovuto fare la prima comunità cristiana. Dobbiamo farli noi i conti con questi impedimenti. Per cui tutto sommato non sarebbe neanche una cosa del tutto inutile, io penso, per esempio, prendere un pezzo di carta, scriverci sopra i sei impedimenti, della loro sostanza, mettersene lì e ogni tanto chiedersi: e di questi qual è che oggi mi sta complicando la vita, la mia vita di fede naturalmente? Dov'è che oggi faccio fatica a? Cos'è che oggi mi impedisce di questi in particolare? È un esame di coscienza che aiuta proprio a rendere oltretutto la vita di fede non teorica, non aerea, ma a fare i conti col concreto, col quotidiano. È vero o no? Ma ve li ricordate voi quei sei lì? Prima era dai Dominici, primo. Non avere idea di cosa vuol dire essere liberi in Cristo, confonderla con legalismi, con giulotra che rotar. Secondo, la paura di compromettersi, dovessi mettere il muso. Terzo, la paura di essere coinvolto. ah, come sei brava, lei sei brava. È brava, la paura di essere coinvolti di subire il destino di Gesù. Che poi, qual è il destino di Gesù? La saga la pelle, giusto? Bibi, cos'è il suo destino? Fino a lasciarci la pelle, ma l'ultima parola della Pasqua non è la morte, è la risurrezione. Se dimentichiamo quello, tutto diventa un problema, è vero o no? È importante non dimenticarcelo mai. Siamo arrivati a tre, mi pare, né? Quarto, superficialità, eccetera, che ci impediscono di far fruttificare la parola. Quinto, la chiusura su se stessi, si può dire così. Sesto, le 12 realtà, non ciò che entra, ma ciò che esce dal cuore. Cioè dare spazio a quelle rabbie, a quei rancori, a quegli odi, a quelle pretese, a quelle voglie che spuntano fuori spontaneamente, che finché spuntano fuori si possono classificare come tentazioni, occasioni di scelta. Ma nel momento che dici sì, le proprio giusto, la va bene, le fai diventare tue, allora ti inquinano il cuore. Ricordate, no? Il discorso che abbiamo fatto. Ecco, averle presenti tutti e sei e dire, ecco, qual è che oggi come oggi qui, tra queste qui, mi sta complicando la vita, mi sta rendendo difficile. Beh, potrebbe essere un bel esercizio, avventizio proprio. Sapete cos'è un esercizio avventizio? Che oltretutto ci rende capaci di accogliere il Natale come dono, come regalo, l'incarnazione come il grande regalo di Dio all'umanità.